Salve, oggi parliamo di un altro libro di Hermann Hesse, Demian. Questo libro, questa copia delle Oscar Mondadori che io ho acquistato nel 78, è un romanzo che è stato scritto nel 1917 e ha pubblicato nel 19, quindi molto dopo i romanzi di cui abbiamo parlato precedentemente. Demian è un passo in avanti. Inizia questo Demian, questo romanzo, con il protagonista che Sinclair. A proposito, qui è stato pubblicato e se non ho voluto mettere il proprio nome, per un po' di anni è comparso sotto questo fantomatico Sinclair che nessuno conosceva ed è riuscito per un po' di tempo a mantenere questo anonimato. Bene, inizia parlando della sua vita di bambino, di 10 anni, e la vita naturalmente aveva una parte meravigliosa: la famiglia, la mamma, il papà, le due sorelle, la casa, i canti di Natale, la serenità, la dolcezza, quindi era un paradiso, e la vita che era fuori della propria casa, anzi era dentro la propria casa, perché nelle cucine già ci c'erano i racconti di episodi, di omicidi, insomma la vita che era completamente diversa da quella della famiglia che avveniva al di fuori. Quando questo bambino aveva dei problemi si rifugiava nella famiglia. Per un po' di tempo è vissuto in questa situazione serena, lui stava benissimo in questa sua famiglia. Poi comincia a crescere e comincia innanzitutto a trovare questo compagno, Demian, che poi ritorna in tutto il libro, e Demian che comincia a mettergli i primi dubbi li mette su Caino, comincia a discutere con lui se veramente Caino fosse il cattivo della situazione. E all'inizio non accetta una interpretazione del genere il nostro protagonista, poi però comincia a pensarci, a ragionare. Ecco, andando avanti, entra sempre di più in questa idea, la sua mente entra di più in questa lotta tra il bene, quello che possiamo chiamare il bene, che possiamo chiamare la religione, che possiamo chiamare la famiglia, tutte le cose positive, e quello che è il male, cioè il dubbio, dove è il male, dove non è il male. Questo Demian lo indirizza verso questa strada, sia Demian sia un altro personaggio che compare, certo Pistorius, che anche lui lo porta su una strada. Ora, a un certo punto, nella ricerca di questa sintesi tra il bene e il male dentro se stesso, e il nostro protagonista viene avvicinato, viene portato verso questo dio che si chiama Abraxas, questo dio che contiene dentro di sé sia il bene sia il male. E tutto il libro, tutta la seconda parte del libro parla della ricerca del nostro protagonista di una via indipendente, autonoma della propria coscienza, che si districhi, può andare bene come parola, ma sì, tra il bene e il male che coesistono dentro di sé. E qui notiamo in questo libro una fortissima ascendenza delle idee di Nietzsche, del superuomo che con fatica, con estrema fatica, cerca la propria via lontana dalla massa, la massa che viene giudicata senza tante mezze parole in una frase come veramente, come dire, poco utile. C'è una frase che naturalmente non riesco a trovarvi, dove dice: ma veramente ritieni che, eccolo qua, sentite qua, non vorrà mica considerare uomini tutti bipedi che passano per la strada soltanto perché camminano ritti e la gestazione dei loro figli dura 9 mesi? Lei capisce che molti di loro sono pesci o pecore, vermi o sanguisughe, e quanti sono formiche, quante api. Certo, in ognuno di loro ci sono possibilità di diventare uomini, ma solo quando lo intuiscono e imparano a rendersene conto. Queste possibilità appartengono a loro. Ecco, quindi c'è questo sforzo di trovare con fatica dentro la propria coscienza, dal proprio se stessi, la propria via. Nietzsche, quindi, è molto importante come elemento. Poi c'è un altro aspetto, l'ultima parte
del testo non ve lo racconto, ma comunque stiamo parlando del periodo della guerra. 1917 è stato scritto, 19 è stato pubblicato, quindi siamo usciti dalla guerra, e questo romanzo, che è molto crudo, molto forte nelle sue cambiamenti, no, di umore del protagonista, nelle cose che dice, nell'interpretazione dei sogni. Ecco, un altro elemento qua è la presenza di Freud, della psicanalisi, che naturalmente il nostro autore conosce molto molto bene e che ha studiato, e l'interpretazione dei sogni diventa una parte comune, pur senza mai citare la psicanalisi, diventa una parte comune delle storie, dei racconti che si fanno queste persone. Benissimo. E come finisce questo libro? No, naturalmente non vi dico come finisce, ma rispetto a quelli passati, i primi romanzi che abbiamo visto, in questo caso non c'è ritorno ad un ambiente nuovo, nel caso nostro non c'è ritorno alla famiglia, ma c'è la ricerca dentro se stessi di una sintesi tra il bene e il male. Mentre, se vi ricordate, i primi romanzi parlavano della vita contadina come punto dove ritornare, dove trovare la propria serenità, qui la serenità basta, non c'è più, e lo vedremo poi nei libri più maturi di Hermann Hesse. Questa serenità non è più qualcosa che si trova all'esterno, ma è qualcosa che dobbiamo trovare dentro noi stessi, e non è una serenità, ma è un equilibrio tra queste spinte, un equilibrio che, ripeto ancora una volta, dobbiamo trovare con molta fatica e con molto sacrificio di noi stessi. Alla prossima.